altro, segue la creazione dell'albo delle associazioni culturali. Bene. Doveva essere un incontro informale quello di ieri sera al Museo Civico di Foggia, organizzato per fare il punto sul nuovo albo comunale delle associazioni culturali e sul ruolo che la nuova consulta sarà chiamata a recitare. Invece, spiazzando tutti, il sindaco Mongelli, insieme con il delegato alla cultura Giuseppe D'Urso e la dirigente Gloria Fazzia, hanno subito messo le cose in chiaro. La consulta delle associazioni culturali sarà un organo consultivo e propositivo e non l'ennesima sovrastruttura, e sarà determinante, anche se non vincolante, nell'individuazione degli argomenti e delle iniziative da intraprendere nell'ambito delle scelte strategiche dell'assessorato alla cultura e del Consiglio Comunale di Foggia. Quali? La prossima stagione di prosa al Teatro Giordano, per esempio. Il sindaco infatti ha dichiarato che, insieme con il Teatro Pubblico Pugliese, si sta già muovendo in vista del cartellone 2014-2015, visto che, ha dichiarato il primo cittadino, al massimo tra un mese il teatro sarà pronto. Oppure il Foggia Teatro Festival, manifestazione fiore all'occhiello di questa amministrazione, per non dimenticare le piastre di Candelaro. La delibera per l'affidamento dei locali così denominati, vecchia di 2 anni, ha avuto un iter burocratico abbastanza tortuoso. Il Comune si è quindi impegnato a velocizzare la pubblicazione del bando e ad affidare i locali ad associazioni culturali e di volontariato sociale. Tutte iniziative, ha precisato D'Urso, che si potranno realizzare grazie al lavoro del sindaco e dallo scampato pericolo di dissesto. Ai rappresentanti delle associazioni presenti, circa 25 su 50 iscritte all'albo, è stato anche presentato il nuovo portale foggiacultura.it, sito web nato da una sinergia tra Assessorato alla Cultura del Comune di Foggia, Fondazione Apulia Felix e Fondazione Banca del Monte, che avrà nel calendario degli appuntamenti, a cui tutte le realtà sono state chiamate a contribuire, il suo punto di forza.